due marosondi dal primo giorno li hanno arrestati, io ho dichiarato i due marosondi perché gli indiani vogliono sapere le tangenti che abbiamo pagato ai funzionari indiani per vendere un miliardo di euro di armi. È scritto, lei vada sul sito nostro, è scritto tutto. Non posso censurarlo, c'è un'inchiesta a Napoli e c'è un'inchiesta in India. Loro vogliono i nomi di chi è stato corrotto e ha preso 12 elicotteri Augusta Bay, che è fabbrica dello Stato, e abbiamo pagato le tangenti, 40 milioni di euro, di cui c'è anche Formigoni dentro. 40 milioni di euro, sono 80 miliardi. C'è Formigoni, c'è la Lega, c'è qualcuno di AN, c'è 40 milioni di euro. Ecco perché i due Marò sono lì. E quando sono lì dentro sono tutti uguali. Tutti, no. Tutti lì, tutti uguali. Il problema è che il popolo non li manda via. Perché quando la gente ruba, quando un amministratore a casa ruba, bisogna mandarlo via. Il popolo non lo manda via. Ma non serve mandarlo via con la bomba. Perché anche quando il 15 ottobre sono venuti, hanno pagato gli UTAS, i centri sociali, a creare i disordini. La stessa stampa, no, ma la stessa stampa, i fotografi sapevano dove c'erano i disordini. Io ho fatto un dibattito di un'ora con il sindacato della CGIL e della polizia, l'hanno censurato di quest'ora. Ho fatto un dibattito di un'ora, ho dichiarato cosa era successo. Loro vogliono spaventare il popolo. Il popolo invece deve fare come l'Islanda, deve venire qui, le famiglie intere, ma devono venire qui. Perché le case che loro hanno il popolo le porteranno via tutte, perché per sostituire i derivati, che sono i titoli tossici, le banche hanno interesse di andare a cambiarli in proprietà immobiliari dello Stato e proprietà immobiliari di soggetti che non riescono a pagare.